Io sono Gabri Costa e in questa recensione vorrei farvi vedere una cosa molto bella, visto che stiamo parlando in continuazione del gioco Tartaruga Ninja The Kawabanga Collection. Ho deciso di farvi vedere il dietro le quinte su Teenage Mutant Ninja Turtles 4 Turtles in Time. Vediamo il design animazione. Tartarughe. Ci sono le 85 immagini. E io ho deciso di farvele vedere tutte. Però bisogna essere veloci. Come ripeto sempre, il video si allungherebbe in maniera incredibile. Non mi stancherò a dirlo, continuerò a ripeterlo. Quando sei dietro le quinte, ti diverti come un pazzo, così scopri come hanno fatto questi giochi. No, è troppo bello fare un giretto sui dietro le quinte. Come sempre ci sono in continuazione le didascalie e le etichette. Le metto apposta per farvi capire tutte le scritte. E poi vi voglio bene, cari amici followers. Voi che siete sempre iscritti e che mi seguite. Passiamo ai nemici. Però devo dire la verità, Turtles in Time per Super Nintendo è molto bello. Ha una bellissima storia. Scorre molto bene. Insomma, c'è tutto, davvero. È una cosa molto bella e divertente. Sto andando abbastanza veloce a farvi vedere tutte queste cose. Ora passiamo ai boss. Voi avete già capito quali boss sono in questo gioco. Io sono sempre Gabri Costa, non sto a elencarvi i nomi dei boss, ormai sapete tutto sui boss dei videogiochi delle Tartarughe Ninja, e ormai avete già capito quali sono. Thank you.
Oh, ma quante immagini sono? Non ce la faccio più a farvele vedere tutte. Ah, meno male, sono 53. Ora passiamo agli oggetti e concludiamo subito la recensione. Per oggi è tutto, ragazzi, la recensione finisce qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Ora iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. E potete anche condividere il video. Fatelo vedere a tutti. Arrivederci.